70 anni dalla prima assemblea nazionale della donna lavoratrice promossa dalla CGIL a Firenze appunto nel 1954, oggi come ieri, una lotta senza tempo. Certo, i dati ci evidenziano che c'è ancora tantissima strada da fare, i divari retributivi, occupazionali sono ancora molto alti, il tema della violenza è un tema che incombe ancora e che grava fortemente sulla vita delle donne. È imparagonabile, insomma, il percorso fatto, soprattutto negli anni 70. Quella passione che c'era in quegli anni, che va trasferita oggi nel 2024, e quindi tante iniziative, tanti momenti di riflessione per continuare quel percorso, per unire quel filo, per portarlo alle nuove generazioni. La rassegna, attraverso tante iniziative, incontri, conferenze, mostre, attraverso tanti linguaggi, prova a tessere nuove alleanze per avviarci appunto a nuove conquiste. C'è un percorso che viene raccontato e che io credo sia un percorso che non... come dire, che ha portato davvero avanti dei valori, ha portato avanti la nostra identità, la nostra autostima, la nostra forza nel combattere per avere anche dei riconoscimenti e delle leggi importanti. Noi abbiamo bisogno di rafforzare la lotta alle discriminazioni, tutte, prima di tutto la lotta alle discriminazioni di genere per allargarci, come detto, a nuove conquiste. L'edizione 2024 della nostra iniziativa Belle Ciao, il 22 aprile qua a Firenze, per ricordare quel 70esimo, va proprio in questa direzione. Le conquiste, le donne, quando veramente ci hanno creduto e sono scese in piazza, le hanno realizzate.